Dopo il riscontro ottenuto nel primo ciclo di eventi in Abruzzo, all'Aquila, Pescara, Chieti, Giulianova, parte oggi il secondo tavolo della legalità. Il primo incontro si è svolto all'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara, coinvolti nell'iniziativa la Banca d'Italia in qualità di capofila, le rappresentanze regionali dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e della Polizia Postale con il sostegno dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il tavolo della legalità in materia economico finanziaria costituito nel 2023 è finalizzato a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie. Simona Mascaro, responsabile di visione e vigilanza della filiale dell'Aquila della Banca d'Italia. Non a caso questo è il nostro logo, insieme, per diffondere ai ragazzi il concetto di cosa si debba intendere per legalità in campo economico finanziario. Questo consente loro di esercitare nel futuro il loro ruolo di cittadini attivi una volta che abbiano appunto, siano autonomi, siano appunto immessi come cittadini appunto sul territorio della Repubblica. Questo anno appunto il tavolo della legalità ha un elemento di novità. I ragazzi delle istituzioni che hanno partecipato a questi eventi, che hanno avuto il loro inizio nel 2023, saranno invitati ad un gaming, ad un bando di idee, quindi saranno invitati proprio ad esercitare la loro creatività per immaginare un logo ed un video che possa al meglio esplicare e espletare il concetto di legalità in campo economico finanziario. Un'iniziativa più che utile, dice il preside dell'Istituto Tito Acerbo, Carlo Di Michele. Iniziative come queste che aiutano i ragazzi ad approfondire le tematiche che vengono studiate a scuola e allo stesso tempo tutte le implicazioni anche a livello di comportamento, a livello appunto delle relazioni con la società, a livello sociale, credo che siano molto importanti. Che questa iniziativa parta dalla Banca d'Italia credo che sia altrettanto significativo, perché vuol dire un modo di avvicinare una delle più prestigiose realtà italiane, uno degli enti più prestigiosi del nostro paese, al mondo dei giovani.